Ciao! È stranissimo palesarmi di nuovo qui davanti alla telecamera. Ho avuto un sacco di difficoltà anche solo tipo a montare il cavalletto, la videocamera, un po', vabbè, disastro. Sono viva, sono mesi che non ci stiamo vedendo e avevo voglia di rispettare un po', insomma, boh, quello che mi andava di fare, il mio umore, un po' tutto, ma avevo anche tanta voglia adesso di, insomma, tornare e salutarvi, raccontarvi un po' questi mesi, cosa ho fatto, com'è andata e niente, a raccontarci un po' tutto. Visto che sapevo che avrei avuto molta difficoltà a ricominciare a parlare, ho deciso di fare un post su YouTube e di rispondere ad alcune delle vostre domande. Molte domande in realtà sono abbastanza simili tra loro, quindi le raggrupperò, diciamo, per argomento. Però una ragazza mi ha fatto diverse domande a punti. La prima alla quale vorrei rispondere sono i motivi del perché non hai più fatto video. E, è la prima domanda, anche perché penso sia quella che volete più sentire. In realtà non ci sono motivi particolarmente elaborati, semplicemente io ho smesso di fare video, non mi ricordo neanche quando, credo durante la quarantena, a inizio, tipo verso marzo più o meno. E non lo so, è anche lì comunque non ero molto presente, molto costante, quindi già qualcosa c'era che non andava in me. Sicuramente il motivo primario è la mia voglia, nel senso che uno può trovare tutte le scuse ho avuto da fare, ho avuto degli impegni, degli stress, l'università, ma in realtà, insomma, il motivo principale per me è la voglia, nel senso che mi è venuta proprio a mancare e penso che faccia parte del mio percorso di crescita, non lo so, sono cambiata tanto da quando sono qua su YouTube. E adesso sono in una fase che purtroppo credo sia la mia fase finale, no? La mia fase che adesso manterrò costante, in cui non ho tantissima voglia di espormi. Ma questo si vede anche soltanto da Instagram, per dire. Se siete delle seguaci fidate, che mi seguite da anni, sapete che io veramente mettevo, ma 6-7 storie al giorno. Di media ero molto molto presente e adesso lo sono molto meno, pubblico molto meno, ancora di più qua, perché comunque non mi sento troppo a mio agio nel mostrare tutta la mia vita o comunque gran parte di, e non tanto per paura di essere giudicata, quanto proprio perché sono in un mood in cui ho piacere che certe cose rimangano magari mie, no? E delle persone più vicine che ho, e che poi altre cose un po' più futili possano essere pubblicate o messe sui social. Quindi non è assolutamente nulla contro le persone che mi hanno sempre seguita e che mi hanno sempre tenuto un sacco di compagnia, cioè voi, ma è proprio una cosa mia personale, ho perso tantissima voglia di. E questo si vede. Però ogni tanto mi piacerebbe comunque fare questi video aggiornamento oppure video un po' random, casuali di cose che faccio, vacanze magari. Non nego che mi piacerebbe tanto perché non ho perso invece la voglia di editare, riprendere, fotografare. Questo mi piace tantissimo. Semplicemente ho un po' meno spinta nel magari fare i miei soliti vlog di 30 minuti dove vi così spalmo tutta la mia vita in faccia. Quindi un'altra domanda riguarda l'università, quindi come sono andati gli esami online? Non li ho fatti perché io in realtà avevo finito la sessione a gennaio, quindi non ho più avuto esami, ne avrò uno tipo fra qualche mese, quindi ci pensiamo fra qualche mese che sarà poi l'ultimo. Com'è cambiato il tirocinio visto il periodo difficile negli ospedali? E qua ci sono mille domande sul tirocinio, perciò la raggruppo in questa. Allora, il tirocinio è stato bloccato a tipo metà marzo, o inizio marzo, non mi ricordo,
a marzo e finalmente è ricominciato a fine giugno. Si era parlato di maggio, poi di fine maggio, poi di inizio giugno, poi di metà giugno. Un delirio, cioè alla fine, per dirvi, abbiamo avuto le notizie tipo una settimana prima, tempo di fare un test sierologico e tempo di avere gli orari del reparto e siamo partiti. E la situazione in ospedale adesso è abbastanza tranquilla. Ci sono le precauzioni, i dispositivi di protezione, tutte queste cose. E io sono in una terapia intensiva, prettamente cardiologica, toracica, polmonare e sono felicissima, mi piace tantissimo. Ho finito la mia prima settimana, quindi è presto per farvi un bilancio, però sono molto felice. E mi piace tantissimo e ci vado proprio col sorriso e finalmente. In realtà sono stata molto fortunata negli anni con i vari reparti, però devo dire che questo mi piace forse quasi più di tutti per ora. E questo è il tirocinio in realtà. Novità non ce ne sono. La laurea sarà sempre a dicembre invece che a novembre, quindi fortunatamente l'hanno posticipata solo di un mese e la tesi sta andando molto bene. È una tesi comunque sperimentale in ambito neonatologico, che sapete mi ha rubato il cuore. Piano la sto costruendo, sto facendo interviste ai genitori, insomma, piano piano va avanti. Ok, Mati, ci sei mancata. Parlaci dei tuoi progetti futuri, delle vacanze e dell'allenamento. Allora, progetti futuri, wow, mi destabilizza, no, vabbè, a dicembre cerco di laurearmi, poi in realtà nella mia testa c'era l'idea di fare un master, ma al momento credo che vista la situazione e tutto, inizierò subito a lavorare dove mi prendono, vado dove vogliono e per iniziare, insomma, per ingranare un po' la marcia, poi dopo vediamo, magari mentre lavoro un master lo riesco a fare, studiando e lavorando insieme sarà difficile, ma secondo me potrei farcela. E se questo diciamo è il mio progetto principale, poi una volta, cioè mi fa strano pensare che fra pochi mesi sarò già anche autonoma economicamente, quindi poi chissà. Magari penserò ad una casetta mia, qualcosa di più solitario, no? Vacanze. Allora, quest'anno le vacanze, cioè, tosto dolentissimo. Stavo dicendo che costano tantissimo i voli aerei, io non ho ancora prenotato nulla, però una delle poche certezze che ho è che ad agosto vorrei fare, cioè, penso, insomma, andrò in vacanza con il mio ragazzo. E volevamo fare un po' il sud Italia, Napoli, poi spostarci in Basilicata e poi in Puglia, in Salento, e insomma una decina di giorni, una cosa tranquilla, però ci teniamo molto, quindi speriamo di riuscire a organizzare tutto. Siamo pian piano nella strada per farlo. I miei andranno via, non so ancora dove, quindi nel caso poi magari le raggiungo per farmi altri giorni di mare con loro. E poi a settembre vorrei dedicarlo per le vacanze, quelle extra italiane, nel senso che vorrei fare, ho alcune mete, diciamo, in Europa e mi piacerebbe molto fare la Grecia, mi piacerebbe molto fare i paesi più, diciamo, nordici, ad esempio Copenaghen, Svezia, la Polonia. Ho delle mete di viaggetti piccoli, magari di 3-4 giorni, vediamo cosa riesco a fare. Poi allenamento, ma allenamento dai, tutto benino, nel senso in quarantena mi sono allenata molto a casa, ma purtroppo il corpo ne ha risentito, ma adesso sto tornando, cioè sono tornata insomma, al mio stato di partenza, sto andando in palestra 2-3 volte a settimana. Ok, ultimissime domande.
Come hai vissuto questo brutto periodo, quindi quarantena, ce ne sono state diverse di domande, ma è andata insomma così così, nel senso che in quel periodo della mia vita, in quei mesi lì, è stato un po' difficile dal punto di vista della mia vita privata, quindi non ho passato una bella quarantena a livello di umore. E però dopo piano piano mi sono ripresa e in generale non ho studiato perché non avevo esami. L'ho dedicata molto alla lettura, film, se no, e poi quando si poteva uscire un po' di più, che c'erano meno limiti, ho cominciato a fare camminate, San Luca, Colli, Bologna, insomma, la parte alta. E niente, resto un po' a ruota libera, cosa dirvi? Ah sì, informazione futilissima, però dai, magari vi fa piacere saperlo. I capelli sono lisci e lo saranno per tanti mesi perché ho fatto il trattamento alla cheratina. Se vi interessa vi farò un video a proposito perché l'ho fatta già da un mese, quindi posso dirvi qualcosina se vi interessa. Vi ricordate i miei capelli com'erano? Mossi, quasi ricci. E niente, mi ero un po' stancata e ho pensato che finché non mi fossero cresciuti bene come li voglio io, lunghi, lunghi e non così mezza misura, li avrei fatti lisci. Mi trovo benissimo, cioè proprio ragazzi, un sogno per chi li ha ricci e li vuole lisci, è meraviglioso. Sto andando tantissimissimo al mare in queste giornate, soprattutto quando ho i riposi, quando non sono in ospedale, perché mi fa proprio benissimo. E basta. Sicuramente ho mille cose da dirvi, di cui non me ne ricordo poi mezza, mi verranno in mente tutte dopo. Però niente, dai, detto questo, vi saluto, vi mando un mega bacio. E spero che questo video aggiornamento insomma vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto invece voi com'è andata tutta questa fase di reinserimento nella vita sociale, cosa fate, se avete finito gli esami, fatemi un po' sapere, raccontatemi. Tanto io vi leggo sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!